Ciao a tutti e ben ritrovati. Un altro studio di funzione logaritmica naturalmente di livello un pochino più complesso e tratta da un testo d'esame. Andiamo a studiare e rappresentare graficamente la seguente funzione: f di x uguale x elevato alla 1 meno log x, dove log è scritto come lg e si intende logaritmo naturale. Dunque, andiamo come al solito, anche qui non c'è il modulo, ma la funzione può presentare parecchi problemi perché, attenzione, nel calcolo del campo di esistenza uno dice x maggiore di 0 ed è corretto, però attenzione che questa la possiamo scrivere come e elevato 1 meno log x che moltiplica il logaritmo naturale di x. Quindi ricordiamoci che in realtà la scrittura migliore per questa funzione sarebbe questa. E quindi vedete che solamente per caso x maggiore di 0 vale sia per l'argomento di questo logaritmo che per questo. Ma attenzione che quindi in questo caso il campo di esistenza è x maggiore di 0, quindi è 0 più infinito. Quindi mi raccomando, quando abbiamo una funzione elevata a una funzione, ricordatevi che per lo studio di funzioni dobbiamo porre sia la base maggiore di 0 che l'argomento, evidentemente, eventualmente quello che c'è, dobbiamo discutere anche quello che c'è all'esponente. In questo caso x è l'argomento sia di questo logaritmo che di questo, quindi in entrambi i casi va posto x maggiore di 0. La funzione non è questa volta né pari né dispari, quindi non presenta simmetria la funzione. Studiamo subito l'unico punto singolare della funzione. Qui abbiamo che la funzione non è definita nell'intorno destro di 0, quindi il punto singolare è 0. Andiamo a vedere come si comporta la funzione nell'intorno destro di 0, andando a fare il limite per x che tende a 0 destro di f di x, che in questo caso significa evidentemente scrivere andiamo a fare il nostro limite. Abbiamo un x elevato, quindi uno 0 elevato alla 1 meno logaritmo di 0 destro. Allora, logaritmo di 0 destro è un meno infinito. Oh, se fosse meno infinito sarebbe uno 0 alla 0, quindi una forma indeterminata, ma visto che c'è un meno davanti, 0 elevato alla più infinito non è una forma indeterminata, ma fa 0. Quindi attenzione che in questo caso 0 elevato alla più infinito è 0, quindi qui non abbiamo nessun tipo di forma indeterminata. Lo vedremo anche da qua perché vedete che logaritmo di 0 destro è meno infinito per meno più infinito, 1 più infinito è più infinito, ma log di 0 destro, questo secondo, è meno infinito più infinito è un meno infinito e alla meno infinito è proprio 0, quindi si vede anche meglio da questo tipo di seconda scrittura. Quindi tende a 0, ma a questa cosa vuol dire che punto di ascissa iscon 0 uguale 0, quindi il punto 0,0 è un punto di discontinuità eliminabile, detto anche di singolarità eliminabile. Quindi x uguale 0, come uno poteva pensare, non è un asintoto verticale destro, detto anche punto di discontinuità di terza specie. Si può eliminare questa discontinuità, infatti si chiama eliminabile, definendo una funzione in questa maniera. Quindi, non so, f di x la chiamiamo segnata, sarà cosiddetta funzione prolungamento, funzione estendibile, x elevato alla 1 meno log x, se x è maggiore di 0, vale 0, se x uguale 0. In questa maniera, creando la funzione prolungamento, l'abbiamo eliminata. Questo è evidentemente quello che possiamo dire su questo tipo di punto singolare, che è un punto quindi di singolarità eliminabile. E l'abbiamo eliminata così. Andiamo a questo punto a studiare il segno della funzione, che è molto semplice farlo, perché in questo caso stiamo parlando di una funzione esponenziale che ricordo per definizione è sempre positiva. Quindi andando a porre f di x maggiore di 0, non ci facciamo ingannare dal tipo di scrittura, che conviene guardarla così, e elevato questo è maggiore di 0 per ogni x naturalmente appartenente ad e, funzione quindi sempre positiva. Domanda, ammette intersezioni con l'asse delle x, cioè ammette zeri la funzione f di x è 0, naturalmente per nessun valore di x appartenente reali, perché l'esponenziale per definizione non si annulla mai. Quindi non interseca l'asse dell'x, ma non interseca nemmeno l'asse dell'y, perché vedete che in x uguale 0 la funzione non è definita, infatti c'è una singolarità di tipo eliminabile. Quindi la funzione non interseca mai gli assi coordinati, né l'asse y, né l'asse dell'y, né l'asse dell'x. Non rimane a questo punto altro, vedete com'è facile fare questa prima parte dello studio di funzione e procede in maniera molto semplice, non rimane altro che studiare il limite al bordo destro, quindi il limite alla frontiera, ovvero andare a studiare il comportamento della funzione quando x tende a più infinito della nostra f di x. Lo possiamo fare direttamente da qua. Attenzione che in questo caso
abbiamo una forma indeterminata del tipo infinito. Allora andiamo a risolverlo. Quando x tende a più infinito, ci viene una forma del tipo infinito alla meno infinito, perché in realtà abbiamo che infinito sta sotto, più infinito. Log di più infinito è un più infinito, col meno davanti, meno infinito, 1 meno infinito fa meno infinito. Attenzione che infinito alla meno infinito non è una forma determinata, perché verrebbe un 1 su infinito tutto elevato all'infinito, ma in realtà 1 su infinito è 0 e 0 elevato alla più infinito, l'abbiamo visto già prima, è 0. Quindi in realtà, l'ho detto male io prima, non è una forma indeterminata, ma tende a 0. E quindi, concludendo, possiamo dire che y uguale a 0 è sicuramente, che poi l'asse delle ascisse, è un asintoto orizzontale. Attenzione però, definito solamente a destra, detto infatti asintoto orizzontale destro. Rappresentiamo questi primi risultati nel piano cartesiano. Dunque, la funzione è definita da 0 in poi ed è sempre positiva da 0 in poi, quindi in questi casi conviene cancellare tutto quello che c'è a sinistra di 0 e sotto l'asse delle ascisse, quindi la parte negativa delle ordinate. Quindi concentriamoci, conviene disegnare un sistema di assi in questo modo, perché evidentemente noi siamo solamente in questo primo quadrante, evidentemente. Poi abbiamo visto che quando x tende a 0 destro, la y tende a 0, quindi freccia partente dal punto, tra virgolette, punto 0, 0, dove 0,0 è un punto di discontinuità eliminabile di terza specie. Poi abbiamo che la funzione è positiva, abbiamo detto, e non interseca mai gli assi coordinati. L'ultimo risultato che andiamo a mettere è che quando x tende a più infinito, la y tende a 0, asintoto verticale destro, y uguale a 0, dove la freccia l'abbiamo messa sopra, perché evidentemente sotto non c'è funzione, visto che la funzione è sempre positiva. A questo punto non abbiamo tantissimo da dire, è evidente che ci sarà, immaginiamo, un punto di massimo. E poi dei flessi probabilmente, vediamo. Ma sicuramente ci dovrà essere per forza, se la funzione è così e così deve essere, ci deve essere un massimo, perché deve salire e poi scendere. Lo vediamo col calcolo della derivata prima. Calcoliamo dunque la derivata prima, che calcolata così, o ci ricordiamo la formula della derivata di f di x alla g di x, che volendo la si può ricordare. Oppure, scrivendo f di x alla g di x in questa maniera, dobbiamo derivare un e elevato f di x, la cui derivata, ve lo ricordo, è e alla f di x per f'. Quindi scriviamo e elevato 1 meno log x, che moltiplica log x, tutto che moltiplica la derivata di questo 1 meno log x per log x, che è la derivata di un prodotto. Allora, derivata del primo è derivata di 1 meno log x è derivata di 1 meno derivata di log x, quindi è un 0 meno 1 fratto x, che moltiplica naturalmente il secondo fattore, ovvero log x non derivato, più della regola di derivazione del prodotto 1 meno log x non derivato, il primo fattore, tra la derivata di log x, che è 1 fatto x. Ecco qua. Adesso, naturalmente, e elevato 1 meno log x per log x è questo, quindi questo lo possiamo descrivere come ce l'hanno dato, ovvero come x elevato alla 1 meno log x. Tutto che moltiplica. Ora, qui cosa possiamo fare? Possiamo scegliere di raccogliere dal fattore comune 1 fratto x, scrivere 1 fratto x che moltiplica meno log di x più 1 meno log di x, chiusa tonda, chiusa quadra. In definitiva, abbiamo ottenuto che la derivata prima, la scriviamo qua, sarà x elevato alla 1 meno log x fratto x, dove questo fratto x è questo, che moltiplica che cosa? 1 meno 2 log x, perché meno log x è un meno 2 log x. Eccola qua la nostra espressione della derivata prima, che andiamo a scrivere lì, quindi, e andremo a porre naturalmente maggiore di 0 e poi uguale a 0 per studiare rispettivamente gli intervalli di crescente e decrescente della funzione e, ponendolo uguale a 0, massimi e minimi. Quindi f' vale, ripeto, x elevato alla 1 meno log x, tutto fratto x, tutto che moltiplica, posso mettere direttamente la tonda, 1 meno 2 log x. Poniamola quindi, f' la poniamo maggiore di 0, ponendola maggiore di 0 significa porre maggiore di 0 tutto questo. Allora, intanto teniamo conto che x alla 1 meno log x è un esponenziale, è sempre maggiore di 0, l'abbiamo visto anche nello studio precedente del segno. Il denominatore è maggiore di 0 quando x è maggiore di 0, ma x maggiore di 0 è proprio il nostro campo di esistenza, quindi è inutile metterlo.
In pratica, studiare la positività di questa funzione si equivale a studiare semplicemente la positività di 1 meno 2 log x maggiore di 0. 1 meno 2 log x è maggiore di 0 quando 1 è maggiore di 2 log x, ovvero quando, dividendo per 2 ambedue i membri, un mezzo è maggiore di log x, che vuol dire, mettendo e ed è sotto ciascuno dei due membri, e alla log x e x, in pratica viene che e alla un mezzo è maggiore di e alla log x che x, e quindi dire a un mezzo maggiore di x vuol dire di x minore di e alla un mezzo. Quindi f' di x è maggiore di 0 quando x è minore di e alla un mezzo, che si può anche scrivere come radice quadrata di e. Oh, vi ricordo, se avete una calcolatrice con voi, basta fare la radice quadrata di 2.71 all'incirca. Parliamo di un 1.64, 1.6 di valore, giusto per saperlo. Ora, a questo punto andiamo a rappresentare questo risultato nel grafico segni. Qua abbiamo 0 dove parte la nostra funzione, avanti abbiamo radice di e, x minore di radice di e, eccolo qua. Abbiamo che, vedete come la derivata prima è positiva tra 0 e radice di e, è negativa tra radice di e a più infinito, quindi la funzione è crescente tra 0 e radice di e, decresce da radice di e definitivamente a più infinito. Visto che la derivata prima, f' di x, si annulla quando si annulla solamente il prodotto fra x elevato alla 1 meno log x e 1 meno 2 log x, ma questo x alla 1 meno log x non si annulla mai perché è un esponenziale, 1 meno 2 log x si annulla quando x è uguale a radice di e, e quindi x uguale a radice di e, che è incluso nel nostro campo di esistenza, abbiamo la certezza essere effettivamente un punto di estremo relativo, un punto di una scissa di massimo relativo. Se volessimo il punto completo, basterebbe andare a fare la f calcolata in radice di e, cioè la f calcolata in e alla un mezzo, sostituendola lì ci verrebbe, oppure qui se volete, tenendo conto che il logaritmo di e alla un mezzo è un mezzo, 1 meno un mezzo è un mezzo, quindi verrebbe e elevato un mezzo che moltiplica un mezzo, in pratica un e elevato un quarto, radice quadrata di e. Quindi il nostro punto di massimo è a coordinate radice di e, ordina ascissa e ordinata radice quarta di e. È chiaro ed evidente che questi risultati ci portano a dire quello che avevamo già predetto, ovvero c'è, vedete, la funzione è crescente da 0 a radice quadrata di e, da radice di e in poi deve decrescere, cosa che assolutamente è logica e torna con quello che abbiamo rappresentato. Il punto di coordinate radice quadrata di e radice quarta di e è il punto di massimo relativo di questa funzione, e quindi a questo punto già il grafico potremo tracciarlo, ma per essere precisi dobbiamo calcolare la derivata seconda per vedere com'è la concavità e convessità della funzione e se eventualmente ci sono dei flessi. Andiamo subito a vederlo. Allora, calcoliamo la derivata seconda. Prima di farlo però facciamo notare come la derivata prima la possiamo scrivere in un altro modo, perché vedete che abbiamo due x che si dividono, aventi esponenti diversi, possono sottrarre gli esponenti, quindi scrivere x elevato alla 1 meno log x meno 1 per questo 1 meno 2 log x. Una cosa che non ho fatto prima, ma che in realtà potevamo fare sin dall'inizio, quindi avere in pratica che la derivata prima la possiamo scrivere anche come, la scriviamo lì, come x elevato alla o 1 meno 1, vedete che se ne vanno. In pratica la derivata prima la si può scrivere come il prodotto fra x elevato alla meno log x per appunto questo 1 meno 2 logaritmo di x. Diciamo che per calcolare la derivata seconda è più facile, perché a questo punto dovremmo fare la derivata di un prodotto, no? Questo è f'. F secondo, quindi dobbiamo fare la derivata di questo prodotto. La derivata del primo è la derivata di e elevato meno log x per log x, no? Perché x alla meno log x, ricordo, lo possiamo scrivere come e elevato meno log x per il logaritmo della base di x. Derivata di questo per 1 meno 2 log x non derivato più x alla meno log x non derivato per la derivata di questo 1 meno 2 log x, che è derivata di 1 che è 0, meno 2 che sta fuori, derivata di log x è 1 su x, quindi per meno 2 fratto x. Allora, la derivata di e elevato meno log x per log x è la derivata, facciamo da parte, di e elevato meno logaritmo di x al quadrato, se volete, no? Va bene? Ma questo lo possiamo scrivere come e elevato meno, la derivata di e elevato meno log x al quadrato
La possiamo scrivere evidentemente come, si può anche utilizzare una proprietà banale, quindi si potrebbe scrivere come e elevato 1 fratto e elevato log x quadro, ma in questo caso conviene farlo come la derivata di 1 alla f di x, che è alla f di x, quindi è elevato meno log x tutto al quadrato, che poi non è altro che 1 meno log x per log x, per la derivata di meno log x quadro, che meno sta fuori, f di x alla n è n, quindi meno 2, f di x alla n è meno 1, quindi log x alla 2 meno 1, per la derivata di log x che è 1 fratto x. Eccola qua la derivata. Quindi tutto questo è uguale a, scriviamo lì sotto, quindi la derivata di e alla meno log x per log x è e alla meno log x per log x, quindi è un x alla meno log x, lo possiamo descrivere, per la derivata di, per questo che è un meno 2 log x su x. Lo cancelliamo a questo punto, per 1 meno 2 log x non derivato più x alla meno log x per meno 2 su x. Se adesso raccogliamo il fattore comune 1x elevato alla meno log x, apriamo una bella parentesi graffa, riscriviamo quello che rimane, notando che anche in questo caso non solo possiamo raccogliere il fattore comune un x elevato alla meno log x, ma anche un x elevato alla meno log x è anche un, guardate, un meno 1 fratto x, perché abbiamo un meno 1 su x qua, o anzi, bensì un meno 2 fratto x. Quindi avremo un meno 2 per x elevato alla meno log x fratto x, eccolo il meno 2 su x raccolto, dove x alla meno log x l'abbiamo anch'esso raccolto, che moltiplica, aperta graffa, vediamo che cosa rimane. Rimane log x che moltiplica 1 meno 2 log x più 1. Ricordo che abbiamo raccolto un meno 2 fratto x per x elevato alla meno log x. Chiusa la graffa. Uguale ancora. Meno 2 fratto x per x elevato alla meno log x. Lo scrivo così, così magari qualcuno non si fa prendere dal panico. Moltiplichiamo questo, log x per meno 2 log x è un meno 2 logaritmo di x al quadrato. Log x per 1 è un più log x. E poi abbiamo un più 1. Ma se raccogliamo un meno a fattore comune, moltiplicato per questo meno diventa più, possiamo scrivere a questo punto l'espressione finale della nostra derivata seconda, che scrivo qui, visto che la prima ormai non ci serve più, perché l'abbiamo già studiata. F secondo di x è uguale a 2 fratto x che moltiplica x elevato alla meno log x, il meno, ripeto, se andato con questo meno che ho raccolto, dentro qui abbiamo un 2 logaritmo di x al quadrato, che si può scrivere anche come 2 log quadro, così metto la tonda, 2 log quadro x più log x più 1. Questa è l'espressione finale. Naturalmente no, chiaramente no, se raccolgo un meno cambiano di segno, questi due log x più 1 diventano meno log x meno 1, chiedo scusa, non me ne ero accorto, ecco qua, mi sono distratto parlando. Quindi ripeto, l'espressione finale della mia, della vostra, ma della nostra, direi a questo punto, derivata seconda è 2 fratto x che moltiplica x elevato alla meno log x, che a sua volta moltiplica, aperta la tonda, 2 log quadro x meno log x meno 1. Andiamo a questo punto a porre f secondo di x maggiore di 0, che equivale a porre questo qui maggiore di 0. Per quale motivo? Perché evidentemente x alla meno log x, che è un esponenziale, è sempre positivo. 2 è una costante, sempre positiva. X che sta sotto è positivo quando x è positivo, ma x maggiore di 0 è il nostro dominio, quindi non c'è bisogno di metterlo. Questo si risolve ponendo semplicemente log x uguale t e provando a risolvere la disequazione del tipo 2t quadro meno t meno 1 maggiore di 0, che si può scomporre in questa maniera: 2 per meno 1 fa meno 2, questo lo posso scrivere come 2t quadro meno 2t più t meno 1. Raccogliendo un 2t nei primi due otteniamo che t meno 1 rimane più un altro t meno 1 uguale, in pratica abbiamo ottenuto che questo si può scomporlo in 2t più 1 per t meno 1,
tutto quanto maggiore di 0. Eccolo qua come l'abbiamo scritto. Ma 2t più 1 per t meno 1 è maggiore di 0, disequazione di secondo grado con l'A positivo verificata per valori esterni, t minore di meno un mezzo oppure t maggiore di 1. Al posto di t ci mettiamo evidentemente il log x, e quindi vuol dire log x minore di meno un mezzo oppure log x maggiore di 1. Allora mettiamo e ed è sotto ciascuno dei, dei due membri di una dell'altra disequazione, e alla log x e x, in un caso otteniamo x minore di e alla meno un mezzo unione oppure x maggiore di e alla 1, x maggiore di e. Questo lo andiamo a rappresentare nel grafico seno. Ricordo che alla meno un mezzo lo si può scrivere come 1 su alla un mezzo, quindi 1 su radice di e, e quindi abbiamo che 1 su radice di e lo mettiamo qua e lo mettiamo qua, uno va così e l'altro va così. Vi ricordo che noi abbiamo che la funzione parte da 0, come potete vedere qui abbiamo un più, qua un meno, qua un più, abbiamo che la funzione è convessa da 0 a 1 fatto radice di e, è concava da 1 fatto radice di e, è ancora convessa da e a più infinito, presenta pertanto due ascisse di flesso f1 e f2 che evidentemente andiamo a calcolare sostituendo. Per avere le ordinate basterà sostituire al posto della x della funzione rispettivamente e alla meno un mezzo e alla 1. Se lo fate vi verranno questi valori, f con 1 quindi avrà f con 1 avrà coordinate 1 su radice quadrata di e, e 1 su, se fate i conti, radice quarta di e al cubo, un e alla meno 3 quarti vi verrà. Mentre invece il secondo punto di flesso F2 avrà coordinate e, se mettiamo e lì viene proprio un e alla 0, perché il logaritmo di e alla 1 è 1, 1 meno 1 0, 0 per 1 fa 0 e alla 0 1, e 1 e sono le coordinate del secondo punto di flesso. Andiamo a rappresentare a questo punto il grafico della nostra funzione, ed eccolo il grafico, questa campana che è venuta fuori di questo grafico, che di questo studio di funzione, che non era difficilissimo ma era particolare perché non l'avevamo ancora visto di questo tipo, funzione alla funzione. Vedete come la funzione è sempre crescente da 0 a radice quadrata di e, da radice di e a più infinito decrescente, ma questo l'avevamo già visto, punto di massimo di coordinate radice di e, radice quadrata di e, ma soprattutto è convessa, vedete, da 0 a 1 fratto radice di e, valore più piccolo di ascissa rispetto alla radice di e, è ordinata, avete il punto di flesso f1 di coordinate 1 fratto radicale e e radice quarta di e al cubo, poi è sempre concava fino a questa ascissa e che ha ordinata 1, infatti il punto f2 ha coordinate e 1, e poi torna a essere convessa da e definitivamente a più infinito. Direi che tracciare il grafico di questa funzione è stato molto facile, tra l'altro la curva mi è venuta anche abbastanza bene come rappresentazione, era facile, devo dire, lo studio di funzione, ma ci è servito ancora per incamerare ulteriori nozioni sugli studi di funzione che stiamo facendo in maniera dettagliata e completa. Io a questo punto vi saluto, tutti quelli che la domenica e il sabato seguono questi studi di funzione, perché li sto pubblicando solitamente, li sto pubblicando nel fine settimana, così qualcuno magari va al mare, siamo nel periodo in cui magari già qualcuno va al mare, si porta al mare un bel tablet e si guarda questi studi di funzione, insomma, tra un bagno e un altro, volendo, sto scherzando chiaramente, guardateli quando volete. Questo è il grafico finale, non perdetevi il prossimo video che ancora tratterà studi di funzione un pochino più complessi, ripeto, tratti da facoltà di universitarie. Io vi ringrazio, vi saluto, alla prossima, ciao.